ed è pericoloso. Vedi, c'è una ragazza che ha dovuto parcheggiare qua e qui la sera, tra l'altro lo sai che qua la sera si vengono a fumare bottiglia, infatti è calla, guarda. Ma ha sparato, scusa, questo è il luogo pubblico, io vengo dove... Scusami, No, dentro casa tua lo fai. No, questo è il luogo pubblico, quale casa tua? Credo che ci siano anni e anni di merce rubata, altre siringhe, profilattici. Io non ci volevo venire a sta zona perché lo sapevo com'era, ho detto famose la parte del mercatino. Questa qui è cacca, una quantità enorme di cacca, tanta. Che state a fare? Che succede? Ma che succede? Che cosa succede? Dove va in giro sto ferro lei? Stazioni, luoghi pericolosi. A Roma ci sono tre stazioni principali. Questa è la terza stazione di Roma. Dopo la stazione Termini, dopo la stazione Tiburtina c'è la stazione Ostiense. E questa è una stazione molto particolare perché è stata fatta nel 1938 da Mussolini e l'ha fatta in occasione della visita a Roma di Adolf Hitler. E lo sapete come ha chiamato questa piazza Mussolini per l'arrivo di Adolf Hitler? Piazza Adolf Hitler. E quella via lì in fondo, che adesso è via delle Cave Ardeatine, l'ha chiamata via Adolf Hitler. Poi che è successo? I partigiani hanno vinto la guerra e questa è diventata Piazza dei Partigiani. E oggi vi farò vedere tutte le cose da evitare se arrivate in questa stazione, magari da Fiumicino, magari con un treno, magari con la metropolitana che sta lì, tutti i percorsi più pericolosi in modo tale che voi possiate, uno, evitarli, due, fare i migliori. Se vi interessa, come al solito, bene, altrimenti qui c'è un bel parchetto dove la gente viene a fare i bisogni, venite pure voi e fate i bisogni. La stazione, dicevo, è nata nel 1938 ma è stata rifatta nel 1942 perché nel 38 era stata fatta con dei tubi innocenti perché c'avano poco tempo, poi nel 42 l'hanno rifatta col travertino e come potete vedere dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista di iconografia si rifà al periodo fascista. Oggi questa stazione è abbastanza fatiscente per un semplice motivo: è poco controllata, c'è un abbandono, un degrado importante già su Piazza dei Partigiani. Però la cosa importante da sapere è se voi uscite da questa stazione ci sono dei percorsi che sono secondo me off limits da non fare. Qui prima questi porticati, guardate, quella è proprio l'aquila del fascio d'altri tempi, i lampadari di dimensioni enormi, tutto il mosaico con tantissime figure relative a guerra, papi, aquile, eccetera. E questa un tempo, qualche anno fa, era luogo dove i senza tetto dormivano. Questa non è una piccola stazione, ma è una stazione da 15 binari, con un sottopasso importante. Grande, ciao! E con l'arrivo dall'altra parte, su via Pellegrino Matteucci, e arriva fino all'ex Air Terminal, perché era stato costruito un polo enorme qua. C'era la metropolitana, la stazione e l'air terminal che portava all'aeroporto. Poi l'air terminal non ha mai funzionato, ci hanno fatto un periodo un locale, altre cose, adesso è diventato Italy e ci mangi, ci fai. Quello che succede qui in stazione è che finché sono aperte le attività commerciali quest'area è abbastanza tranquilla, in particolare anche la parte della biglietteria elettronica e lì c'è poi la biglietteria, quella umano che vi supporta. Ma quando ci iniziamo a spostare un po' nei meandri della stazione, vediamo tutt'altra cosa. Molte aree sono interdette perché ci sono lavori, perché ci sono tutta una serie di situazioni che stanno portando avanti. Le scale mobili non funzionano, questa è una delle cose, ma nessuna scala mobile, né questa da una parte né quella dall'altra parte. Qui succede un po' di tutto, la sera è una zona franca, non tanto qui all'interno della stazione, che per fortuna c'è ancora un po' di presidio, quanto fuori sulla piazza. Opzione 1, esco dalla stazione sul piazzale dei Partigiani. Cosa mi trovo e cosa non mi trovo? In questo momento è tranquillo,
perché sono le 5:30 di pomeriggio, ma superata una certa ora qua c'è un bel po' di confusione. Prima fra tutte gli animali. Qui ci sono topi bianchi, misteriosamente sono usciti fuori sti topi bianchi, e una quantità di piccioni che poi sono inseguiti dai gabbiani che la fanno da padrone. Infatti se venite qua, lì sulla balaustra ci sono più piccioni che persone. E la prima parte di degrado di questa piazza è legata proprio al fatto che tutto quello che era stato concepito come parcheggio sotterraneo, rimesse eccetera, sono tutte chiuse. Qui per fortuna è pulita, perché questa viene utilizzata, ma se ci avviciniamo di qua, questa parte, oltre che utilizzata magari da chi non ha una dimora o altro, è completamente abbandonata. Vedete? Questo è il classico WC pubblico, cioè non essendoci dei bagni, perché sotto la stazione ci sono, ma stanno facendo i lavori e poi sono a pagamento. Qui invece, questi sono i bagni un po' per tutti. Gli scalini sono macchiati di urina o di feci di piccione. Quest'area qui era nata per la sosta delle biciclette, però come vedete, nonostante l'investimento, poi sono molto solidi, eccetera, qua le biciclette non ce le mette nessuno. Per quale motivo? Perché durerebbero poco, anche dall'altra parte stalli di biciclette, e poi qua con tutto sto sporco, i piccioni eccetera, è una cosa disastrosa. Sempre in funzione del degrado della piazza, vi ricordo che lì sulla destra avevo documentato quell'occupazione di marciapiede, di suolo pubblico, di cui vi metterò dei frame per farvi ricordare che si trattava, che adesso non c'è più. Ovviamente era troppo esagerata, era successo di tutto, e praticamente si sono ritrovati a un certo punto che era da togliere, non la potevano gestire. Vedete, qui ci sono alcuni giacigli, diciamo, di emergenza, e chi la notte magari dorme qui li tiene coperti perché potrebbe piovere da un momento all'altro. È una cosa sicuramente molto ordinata, e hanno panni, vestiti e tutto quanto. Invece la parte dove è un po' più losco è la parte di destra, consiglio di evitare. Se passo qui centrale, la sera rischio di incappare nelle persone che dormono qui, nella distribuzione dei panini e in qualche traffico un po' più losco. Nulla di particolare, però considerate che è sempre un po' rischioso. Se vado lì nella parte sinistra, dove c'è solitamente il mercatino fino alle 7 di sera, centro vaccinale, e c'è anche la CEA, è molto più tranquillo. Se vado qui sulla parte di destra, è quella sconsigliata. Qui non c'è quasi mai nessuno, verso la sera questo parcheggio è completamente vuoto, questi sottopassaggi sono chiusi visivamente, ma se volete entrare entrate, e potete essere portati qui sotto. Adesso faccio un'ipotesi peggiore. Io qua ci vengo raramente perché ho paura, però oggi vi ci porto perché comunque vi devo mostrare quello che c'è qua dietro, onde evitare che voi capitiate. Voi immaginate che qua dietro ci sono le suore, tutta questa roba qui gigantesca che costeggia pure via Marco Polo per diversi ettari, è di proprietà delle suore. Però qui alle pendici delle mura delle suore c'è una piccola baraccopoli, che è questa. Qui trovate un po' di tutto, vestiti, detersivi, materassi, stampelle, carrelli vari, poltrone, c'è anche la possibilità di cucinare. Giustamente c'è anche una sorta di guardaroba che funziona, e poi cartoni eccetera che vengono utilizzati anche per fare un discorso di ne so, la sera voglio dormire, non mi voglio buttare per terra, c'è sta cosa. Tutta quest'area è un po' abbandonata a se stessa, e qui ci sono diversi carrelli, c'è anche un bagno. Salve. Oh, scusa, non riprendere qua. Sì, basta e te levi. No, che io no, io non sono qua. Guarda, te dove? Se te quelli che hanno fatto gli altri non mi interessa niente. Vabbè. Scusa. Basta e te levi, noi continuiamo a fare ripresa senza di te. Se te metti in mezzo. No, io non mi metto in mezzo. Io sono sardo, non sono romano. Ho capito, mica tu. Mica ti ho detto colpa tua, Gente che ma che ti ho detto che sei stato te? No. E allora? Tu
vieni qua sparato con questa roba? Ma sparato, scusa, questo è il luogo pubblico, io vengo da c***o, scusami, eh. No, dentro casa tua lo fai. No, questo è il luogo pubblico, quale casa tua? Ma quale casa tua? Oh, questo è il luogo pubblico, questo è un parcheggio pubblico, c***o, pare, scusami. Ho capito, sei tu che hai iniziato, bello mio, sei te che hai iniziato. No, datta a te la carmata. Vabbè, riprendiamo da qua. E quest'area qua è proprio un'area di totale degrado. Come potete vedere, tra l'altro, questa fontana doveva essere chiusa e invece è stata aperta, è stata utilizzata e qui dentro succede praticamente di tutto. Cioè, quando è sera in questi luoghi, e guardate, lì a 30 metri c'è la stazione, tutta quest'area qui è realmente problematica e parliamo comunque di roba del 1940 che andrebbe tutelata, cosa che avevano fatto attraverso una normalissima recinzione e che ci poi trova una tazza del cesso. Passeggini, carrelli, vestiti buttati, bottiglie perché probabilmente qui la gente beve e fa, scarpe contro scarpe. Se vi capita di girare qui è realmente sconsigliato, come avrete potuto notare qui la gente è proprietaria. Se fino a qualche giorno fa continuavate per questa strada, premesso che i marciapiedi sono quelli che sono, l'igiene qui è quella che è, qualcuno viene anche a defecare, classico, vedete qui ogni due metri c'è una cagata, come si dice in gergo, no? L'erba non viene tagliata, se vi dicessi la puzza voi immaginereste che puzza c'è qua, e questo è un marciapiede dove trovate il car sharing, perciò chi viene qua e vuole prendere un'auto in car sharing, ragazzi, eccolo qua, deve venire qua. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 auto in car sharing, perciò un qualcosa di utile per la società che non puoi utilizzare con tranquillità perché sto marciapiede è inaccessibile. Qui sta in mezzo alla strada e tarotano. E poi succedeva che questa parte qui, che già vi avevo mostrato, era completamente inaccessibile. Oggi questa parte qui, salvo l'ombrellone che hanno lasciato lì, è tutta pulita. Allora voi direte: Cicalone, hai fatto cacciare una povera signora che stava buttata per strada. In realtà non l'hanno cacciata, hanno semplicemente parzialmente ripulito quello che lei aveva messo qui, lei si è rispostata lì dietro, però qua sotto, dove c'è un punto di accesso pubblico ai garage sotterranei, c'è sta una marea di immondezza, scarpe, vestiti, erbacce, di tutto e di più, con rischio di incendio, malattie, topi, zozzeria, puzza, di tutto e di più. E io non vorrei di niente, ma ci sono pure le telecamere, ma non se ne sono mai accorti che qua sotto ci sta di tutto e di più, ci sono jeans, pantaloni, scarpe, vestiti, roba di plastica, roba di metallo. E noi adesso passiamo sotto casa delle persone che abitano a Piazza dei Partigiani. Qui abbiamo l'ennesima zona chiusa, lì si va a pisciare praticamente, basta vedere le macchie che ci stanno. Questa è l'area pisciatoio e purtroppo la cosa grave è che qui ci abita della gente, qui ci abitano persone, qui ci sono delle case. Allora tutti fanno i solidari con le persone che non hanno un tetto, però è anche vero che quando ce le hai proprio sotto casa, sotto la finestra, la cosa diventa un problema. Voi immaginate chi abita qua, che c'ha pure la serranda rotta, ma molte delle persone che abitano qui probabilmente se ne sono andate per un semplice motivo, gli succederà di tutto. Adesso, ripeto, è un'ora tranquilla, però se guardate già sti giardinetti stare qua, questa a una certa ora si riempiono di gente, alcune poco raccomandabili, altri normalissimi, altri in difficoltà, però c'è anche quello poco raccomandabile. Questi sono parcheggi di scambio che hanno anche un costo onesto, eppure tra quest'area qua dove vengono a fare i bisogni e questo gabbiotto qua che non ha senso di esistere più ormai perché sta marcendo, fa schifo, io non mi ci avvicino nemmeno perché puzza da morire, forse è il caso di venire qua e rimuoverlo.
Dentro questo gabbiotto è stata trovata a suo tempo anche una persona morta di overdose, perché lo avevano aperto, avevano fatto i porci comodi, lo utilizzavano come centrale di spaccio. Ragazzi, se vi dicessi che puzza c'è dentro, mamma mia. Allora io dico una cosa, dentro è disastrato, sta qua, cade a pezzi, è pericolante, levatelo, cioè che senso c'ha? Questa è tutta l'area dove stanno i topi, vedete, le varie tane dei topi, qua manca addirittura la grata, ci stanno pezzi di cemento buttati. Voi immaginate, uno arriva qua, parcheggia la macchina, se sbaglia finisce lì dentro, dopo vatta a lamentare. Un consiglio, non andate da quella parte, per due motivi: non c'è il marciapiede, quel poco marciapiede che c'è è un disastro, ed è la zona dove avvengono le cose più losche di quelle che non si possono vedere. Adesso ve lo faccio vedere in pezzetto, onde evitare di sporcarmi, farmi male, litigare un'altra volta, perché non c'ho voglia, però ve lo devo comunque far vedere. Ciao! Qui c'è l'assenza totale di marciapiede, che è la prima cosa, e le persone devono camminare in mezzo alla strada. Di là non puoi camminare perché quella parte in teoria è chiusa, è privata. Allora tu mi devi spiegare, questo è il marciapiede? Cosa ci trovo su questo marciapiede? Bottiglie di birra, sozzeria, siringhe. E magari ti capita che tu parcheggi la macchina qua ed è pericoloso. Vedi, c'è una ragazza che ha dovuto parcheggiare qua e qui la sera, tra l'altro lo sai che qua la sera si vengono a fumare bottiglia, infatti è calla, guarda. E qui la sera ci sono quelli che si vengono a fumare la bottiglia. Questa è la zona peggiore. Per farvi capire il degrado, dove giustamente viene a parcheggiare la macchina, guardate, siringhe, flaconi di tutti i tipi, alcol, scatole psicofarmaci, una puzza terribile, piante con praticamente tutto. Questa dovrebbe essere un passo carrabile che non viene utilizzato, e le feci umane, ragazzi, feci umane quante ne volete. Qui avevano transennato, ma come potete vedere, ragazzi, questa qui è cacca, una quantità enorme di cacca, tanta. Qui c'è di tutto. Io non vi vorrei far vedere queste cose. Lì dietro non so manco che c'è nascosto tra cacate, roba varia. E qui, questo è un luogo pubblico. Questo è l'ennesimo, e qui ragazzi è il punto forte. Adesso ve lo faccio vedere perché merita. Qui, questo è apribile, qui si può andare se vogliamo. Ovviamente io adesso non ci vado, non perché ho paura, ma perché mi fa veramente schifo. Qui dentro, ragazzi, c'è di tutto, ma proprio robe mostruose. Cartoni, scarti, droga, gente che sta lì, magari c'è pure morto, non lo puoi sapere. Come funziona, raga? Questo qui, venite, ve lo faccio vedere, c'è una catenella, piccola catenella, che non è stata messa da chi gestisce sta cosa, ma da chi ci vive qui dentro. Qui a una certa ora, la sera, entrano qui dentro, adesso vedi, ci stanno a girare intorno perché ci stiamo noi. Meno com'è la situazione, ma questo è un luogo che andrebbe bonificato. Qua sotto c'è veramente il vero disagio, e tra l'altro non finisce qua, perché questi tunnel qua si collegano per tutta la piazza, cioè tu entri da qui e finisci dall'altra parte. Tutta quest'area qui c'è una perdita d'acqua. Roma, ci abbiamo i problemi d'acqua, ci abbiamo perdita d'acqua permanente, si è formato uno stagno, lì ci hanno cacato, lì ci hanno pisciato, qui ci hanno buttato la roba. Attenzione alle siringhe, guardate, altre siringhe, profilattici. Io non ci volevo venire a sta zona perché lo sapevo com'era, ho detto famose la parte del mercatino, e mo mi tocca far vedere sta zozzeria. E tutta questa parte qui viene evitata. Questo qui è stato rifatto, questo marciapiede, come vedete il catrame è fresco. Questa è una aiuola dove c'è un pino, e qui se venite, tra stivali di gomma, bottiglie, zozzeria. L'hobby preferito in quest'area è bere.
c'è una bottiglia ogni 5 centimetri e poi, dulcis in fundo, i riti voodoo. Qua prendono le bambolette, gli tagliano la testa, spaventano i fessi e gli dicono e fanno i riti voodoo. Guardate che schifo! Sarà stato il Signore! Sto scherzando. Qui è visibile, tra l'altro, la famosa Roma Lido, anche questa costruita da Mussolini. Era stata fatta apposta, mandiamo i romani al mare con la ferrovia elettrica che inizia laggiù davanti alla piramide e la collega insieme. E qua la situazione è quella che è, bottiglie rotte dappertutto, casino. Bravo. No, lui è bravo. Quest'area qui è privata, questa è della stazione. Certo, il cartello non è che recita benissimo perché ormai è mangiato dal tempo. Parcheggio riservato al personale munito di autorizzazione. Ma se io mi infilo là dentro, ma chi se ne accorge? E qua davanti la gente si beve la famosa birra Fakes, o Fax, come si chiama. Questa birra, qual è la particolarità? Che sto 10 gradi di birra, costa un euro e te imbriachi subito praticamente. Ovviamente siamo costretti a camminare per strada, perciò qui potrebbero sbucare in qualsiasi momento delle automobili e prenderci frontalmente, eh? Cioè noi, ecco, guarda, banalmente perché lo sapeva, ma quanto andava qua la macchina? L'ascensore non funziona, il sottopassaggio, anche questo è chiuso, però tanto che gli frega, entrano dall'altra parte e si ricollegano qua, ciao! E da questa parte costeggiamo il mercatino. C'è un mercatino specifico di Via delle Cave Ardeatine che è famoso per i bassi prezzi e per la frequentazione di un po' di tipologie persone, perché c'è la parte legale e c'è anche la parte illegale, che oggi non c'è, perché proprio mentre venivamo noi la polizia municipale li ha fatti sloggiare. Ogni tanto vengono, controllano e li fanno sloggiare. Questo qui è il primo, come chiamare, passaggio di collegamento alla metropolitana. Perciò o lo fate da dentro o lo fate a qui. Ci hanno segnalato che qui dietro si trovano portafogli, borse, eccetera, tutto rubato. Adesso io mi affaccio e guardo. Ragazzi, qui c'è un universo. Questo è un universo di cose, un'infinità di cose. Cioè, è uno scempio sapere che qui dietro ci sia stratificato di tutto e di più. Radio, borse, portafogli, passeggini, carrelli della spesa. Credo che ci siano anni e anni di merce rubata. Allora, per farvi capire l'entità dei prodotti, qui è il primo strato. Ci sono delle cose, io non ho mai visto adesivi, cose, e mano a mano che saliamo si stratifica in altezza, cioè lì giù sono 2 metri di roba accumulata. Come c'è finita sta roba? In una pertinenza della stazione, in una pertinenza della metropolitana. Qua sotto passano centinaia di persone ogni minuto, non ogni ora, stanno passando persone su persone, e oggi è ancora tranquillo. Se qua venite nei giorni normali, qua è strapieno di gente, e tutta sta roba qui significa che o nessuno l'ha mai vista, o qui c'è qualche mercato, qualcosa di scambio, furti, eccetera, perché il primo che passa ruba una borsa e la butta qua. Qui ci sono valigie intere, ragazzi, valigie rubate magari ai turisti, perché è un classico. Carrelli del supermercato, caschi rubati dai motorini. Come potete vedere, questo è un casco che è stato rubato a un motorino, cioè io non credo che un casco nuovo venga buttato così. Quella è una borsa che è stata rubata a una signora. Idem, sopra, sotto, destra. Detto questo, adesso andiamo a vedere perché ci sono altre aree così pericolose. Ma l'altra cosa assurda è perché investire soldi in videosorveglianza? Quelli sono 2 DOM che girano a 360 gradi, hanno lo zoom per vedere lì. Solo che qualche furbo ha deciso di non tagliare l'erba, così che lì è tutto coperto. Cioè, come fa a crescere un albero lì in mezzo? Spieghiamocelo, qua sotto c'è un divano, eh? Tanto per dirvene una, cioè uno è riuscito a buttare un divano sotto la telecamera. L'autopompa qua funziona col cacchio, e questo è l'accesso. Lì ci avrebbe portato alla stazione Ostiense, ma vi ho detto che funzionava. Ecco la riprova, devi camminare per forza fuori. Qui c'era un'edicola una volta, ok, le edicole funzionano, però tenerla così è uno schifo. Macchina delle foto, questa è la stazione da metro.
là c'è la catenella, qui ci dovrebbe essere giustamente la persona che si occupa degli accessi e qua c'è tutto quanto. Eccolo lì. Che state a fare? Che succede? Che succede? Andiamo, andiamo. Ma che sta a fare con scemo? Ma che succede? Che cosa succede? Mi ha fatto tagliare in mano. Che cosa? Ma che è successo? Trasferito senza biglietto, dici che ce l'ha tesserata. Cioè, ma lei che fa? Il controllore, scusi? No, controllore, paghiamo tutti, perché no? Sì, ho capito, ma non si può mettere a fare botte con una persona. Ma io sta scherzando? Ma che è stato? Io ho fatto botta. Guardi, gli ha fatto uscire il sangue. Perché mi ha rotto questo lui. Ma lei non è normale, però. No, lui normale. No, lei non è normale, scusi. Polizia, no, lei non se ne va. No, lei sta qua adesso. Lei sta qua, ci sto io testimone. Lei l'ha aggredito. Senza. No, lei l'ha aggredito. Non esiste sta storia. Lei si muove da qua. Mia colpa. Ma per quale motivo? Perché ha detto, senza te si era passato sopra. Il normale è salito di là. A noi paghiamo metro. Tutti. Già ha detto. Come? Io non vado a è salito lì. Io non vado a metro, poi non mi chiesto a me, ce l'ho tesserà, lui non presentato. Sì, ma scusi, però lei si rende conto che sta aggredendo una persona? Se io facevo lo stesso con lei, lei che diceva? Scusi, perché non presenta che ce l'ha tesserà o no? Ma lei non fa, ma lei non fa il controllore, mi scusi, non è per cattiveria. Paghiamo noi tutti. Paghiamo tutti, ok, ma lei non è il controllore. Aspetta, mo glielo do io un fazzoletto. Ho capito, guarda che taglio che ti ha fatto. Ma lei dove va in giro con sto ferro? Dove va in giro con sto ferro lei? Devo buttare. Lo devi buttare adesso. Se non vai. Dove me lo vai a ragazza, lo devi buttare, devi lasciare per tutto. Non è normale, raga, non può andare in giro. Vado da buttare, dove? No, qua lì c'è un secchio. Guardi, qui c'è un qua c'è un secchio. Butta qualcosa lì dentro. Poi, seconda cosa, regolati. Cioè, non esiste sta cosa che tu fai aggredisci le persone. Lo sai che è successo, scusi? Lui ci vuole accompagnare a far vedere il degrado, noi stiamo facendo un documentario. Lei lo stava bloccando per non entrare, lui ci sta dando una mano per fare questo servizio. Perché io? No, dammi una mano. Questo è disinfettante. Questo è scemo, non ho fatto a tempo a venire, guarda, ti giuro, sennò... lo so, almeno ti disinfetti. Ma lei... Ascolti, no, lei l'ho bloccato. Ma lei di dov'è, scusi? L'ho visto, stavo qua. Cioè, l'ha bloccato visibilmente. Abbiamo visto tutti. Stavo qua, non c'era bisogno di fare questa cosa. Lui si stava dando una mano a noi. Io ho alzato mano. Sì. Io ho alzato contro di lui. Sì. L'abbiamo vista noi. Io ho alzato mano. Sì, l'abbiamo, l'abbiamo vista noi. L'ha bloccato fisicamente. L'abbiamo vista noi. No. Lei non era autorizzato a farla questa cosa. No, ne ha alzato mano. No. Lui c'ha il sangue sulla mano, lei non c'ha niente. Se questo lo portassimo in un tribunale, lei verrebbe arrestato. Mo perché il ragazzo è bravo e non gli vuole di niente. Evitiamo le ste stronzate. Perché questo è un bravo ragazzo, lavora. Ma dentro si è perso l'autoterno. Ma è matto. Ma appena allora... mi ha segnalato perché è pericoloso. Guarda, quello ti ha fatto male. Sì, no, gli ho messo il disinfettante. Aspetta, io per buttarmi mi sono saltati i microfoni. Allora, tra i vari fatti che sono successi, un grosso pregiudizio nei confronti di sto ragazzo, che è un ragazzo bravissimo, ci ha accompagnato, un cittadino dello Sri Lanka, ci ha tenuto a farci vedere dove rubano, ci ha tenuto a dirci che sulla metro rubano, e lui stava entrando e facce con tutta la tessera, l'ha fermato un signore che tra l'altro l'ha aggredito, gli ha tagliato, gli ha fatto un taglio sulla mano. Adesso per fortuna c'è un disinfettante, l'abbiamo aiutato. Sto signore era fuori di testa perché l'ha visto nero col carrello, ha pensato questo qui è un criminale. È un bravissimo ragazzo, fa il magazziniere, lavora, ci ha accompagnato, ci ha tenuto a far vedere che ci stanno cose illegali sulle quali lui non è assolutamente d'accordo e si è beccato un'aggressione. Nonostante c'erano tre testimoni, anzi quattro testimoni noi, più altri ragazzi, che avremmo testimoniato che tu sei stato aggredito senza motivo, alla fine abbiamo lasciato andare. Ti ringrazio che ci hai fatto vedere tutte queste parti. Adesso qui nel punto che collega la metro ci stanno segnalando dove avvengono, diciamo, tutta una serie di traffici strani, illeciti. Allora guardate, qui sotto c'è un portafoglio, c'è una siringa addirittura, c'è un portadocumenti. Occhio che lei è pieno di siringhe, tu stai pure con una mano tagliata. Sali su, tanto l'abbiamo visto. Qua veramente, a parte la puzza, questa è la parte più abbandonata. Qui ci sono delle acque reflue, puzzolenti,
ed è possibile vedere che ci hanno buttato praticamente tutto. No, 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 stoppate là, non andai, piene siringhe. Qui dietro c'è una zona di bivacco sotto la metropolitana, anzi tra la metropolitana e la stazione del treno, ed è tutto tutto fuori controllo, cappelli, feci, sporcizia, fuochi. Ragazzi, qui ci stanno i cavi elettrici, qua si vengono a drogare, qui fanno di tutto e di più. Quanto portafogli? Questo non può di portafogli. Ah, altri portafogli. Bloccato lì. Perché ha messo un rete, quindi non va più di là, guarda. Tutti ah, tutti i portafogli, eccolo qua. Allora, molti hanno buttato dei portafogli qui, poi con l'acqua questi venivano portati giù, una rete li ferma parzialmente, perciò alcuni portafogli sono rimasti. Questo è il risultato dei borseggi che avvengono in metro. Quando ti devi disfare di qualcosa che hai rubato in metropolitana, a parte c'è una puzza terribile, ci sono queste aree, chiamiamole franche, dove vengono e buttano tutto quanto. E qui non c'è controllo, nessuno che viene qua segnala, raccoglie, vede. E molti cittadini ci hanno detto che era stata segnalata quell'area piena di sporcizia o altro, ed è così. Tra l'altro, sempre per la serie di saggi, la scala mobile è ferma da anni, non da giorni. Qua i pannelli stanno cascando, lì su i pannelli, i cavi e di tutto e di più, fa veramente schifo. Questa è una scala antincendio e ogni scalino è pieno di immondizia, a rischio che prenda fuoco. Qui ce ne sono altri, ci segnala. Qua dietro ci sono documenti di persone buttati, adesso salgo e li vedo. Allora vi faccio vedere che sono salito io, lì giù ci sono dei documenti buttati in quest'area che è inaccessibile, perciò è tenuta in modo tale che nessuno ci arrivi e non sanno poi dove recuperare persino i documenti. Allora, dopo aver provato questo tunnel e aver avuto una bruttissima esperienza con tanto d'aggressione, non a me, a un povero ragazzo che non c'entrava niente, a sto punto provo a fare il mercato, perché questa è la strada che porta poi alla metropolitana. Sotto non ci passo più perché, come avete visto, è successo di tutto. Tranquilli, non mi succede niente. Ancora esce il sangue. Dici? Se continua a sanguinare, sì. Cioè, senza motivo. Senti, ma puoi andare a pronto soccorso? Questo è il percorso consigliato, perché? Perché è popolato, c'è il mercatino, state tranquilli, non vi succede niente, perlomeno durante il giorno. La sera, quando il mercatino non c'è, qua c'è il deserto. Perciò consigliamo, se dovete andare verso la metro, se dovete andare verso il centro, se dovete passare qua, passate lato mercatino, è un po' più stretto, ma almeno è presidiato, ci sono persone e c'è anche un bar poi alla fine, perciò se c'è sete, se c'è fame o altro. Dall'altra parte si può passare, però è subordinato al fatto che Acea è aperta, Acea è chiusa, perché quando è aperta c'è un via vai di persone, quando è chiusa di là è anche peggio e si mettono magari le persone che stazionano o a bere o a fare altro. Per il resto, da qui noi arriviamo alla stazione metropolitana di Piramide senza passare dentro, perciò rimanendo fuori, e dalla stazione metropolitana di Piramide poi riuscite a collegarvi a tutta Roma. Il degrado che abbiamo visto fino adesso è elevatissimo. Adesso qui davanti alla metropolitana la situazione persiste. Adesso è distaccata la metropolitana dalla stazione, ma il problema persiste. Qui dovrebbero esserci parcheggiate biciclette, ci stanno un paio di cadaveri di bicicletta. Qui dovrebbe essere l'uscita principale della metropolitana e, come vedete, tra sosta selvaggia, casino, controcasino, sporcizia e tanto di più, vi ritrovate in una delle arterie più importanti di Roma. Qui dalla fermata metro di Piramide io oggi mi fermo, altrimenti tra litigate, degrado, sporcizia o altro, mi più pure qualche malattia e magari pure qualche zaccagnata. Se volete altri video, partendo qui da Piramide, zona Ostiense, giardini, giardinetti, perché già solo in quei giardini che stanno sotto le mura aureliane, ragazzi, c'è un'altra zona di bivacco anche abbastanza forte. Di là ce ne sono altri, di qua pure, perciò se li volete scrivetemi altri video nei commenti e noi vi porteremo altre zone degradate, altre zone dove ci sono i problemi
altre zone dove sarebbe meglio intervenire e dove pare che le istituzioni non vedano niente, come abbiamo fatto vedere prima. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!